Nonostante la pandemia abbia reso necessaria la cancellazione dei riti tradizionali della Pasqua, il Venerdì Santo è stato comunque il protagonista, ieri, del palinsesto di Rete 8. Dalla processione in solitaria di Monsignor Forti a Chieti alla riproposizione delle celebrazioni religiose di alcuni comuni abruzzesi degli anni passati, la voglia di partecipazione e condivisione dell'atmosfera pasquale è stata al centro della programmazione di Rete 8, che ha virtualmente unito i telespettatori senza assembramenti, ma accomunati dalla medesima fede e dal desiderio di pregare insieme. A partire dalla processione in solitaria di Monsignor Bruno Forti a Chieti, che ha spinto tanti fedeli commossi ad attendere il passaggio della croce dai balconi delle proprie abitazioni. Dopo la celebrazione della messa nella cattedrale di San Giustino, uscendo dalla cripta, l'arcivescovo ha percorso con il crocifisso via Pollione, piazza Valignani e corso Marrucino, illuminato dai tripodi accesi, completamente transennato e con i negozi chiusi. Raggiunto il sagrato della chiesa della Santissima Trinità, Monsignor Forte ha impartito la benedizione, accolto dal sindaco Diego Ferrara in rappresentanza della città, insieme al vice Paolo De Cesare e al presidente del consiglio comunale Luigi Febo. Nella sua processione in solitaria, l'arcivescovo è stato scortato da due carabinieri in alta uniforme e accompagnato da alcuni componenti dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, che da secoli organizza l'evento. A chiudere il ristretto corteo, due poliziotti. L'assenza del coro e dei musicisti è stata compensata dalle note del Miserere, composto dal teatino Saverio Selecchi, trasmesse da un impianto di filo diffusione che ha raggiunto anche lo scalo della città. La benedizione di Forte è stata accompagnata dalla preghiera che lo stesso arcivescovo ha scritto dinanzi al volto santo di Manoppello. Ho chiesto al Salvatore, crocifisso per noi, la liberazione da questa pandemia per tutta l'umanità. Dopo la diretta del Venerdì Santo di Chieti è stata la volta di Padre Mio, il docufilm di Antonio D'Ottavio, suo alla regia, scritto con Davide Cavuti, che ne ha curato anche la colonna sonora. Una poetica interpretazione della passione con un omaggio particolare proprio alla processione di Chieti, con attori di fama nazionale ed esponenti del mondo della cultura, tra cui il tenore Piero Mazzocchetti, che ha eseguito lo struggente Miserere di Saverio Selecchi. E infine la riproposizione di alcune delle più toccanti processioni d'Abruzzo antecedenti la pandemia, dagli incappucciati di Lanciano all'Aquila, passando per Pescara e Sulmona e toccando la desolata di Teramo. Immagini di vicinanza spirituale e fisica, assembramenti come si chiamano oggi, che nel ricordo di appena qualche anno fa ci invitano a sognare e sperare nel ritorno a una ritrovata e agognata normalità in un futuro prossimo e di resurrezione.